crashando il mondo. Non siamo più abituati. Ragazzi. Cioè sta tornando tutto. È tornato. Il segna o non segna. Eccolo. Edizione speciale di Coppa Italia. Ci eravamo fermati alla prima edizione, fatta proprio all'andata delle semifinali di Coppa Italia. Quindi sì, adesso scopriamo chi ha vinto l'andata. Poi ci giochiamo ovviamente questa partita di ritorno. Io non stavo a pensare a sta cosa. L'avevamo cominciata così. Poi partita di ritorno e poi finalissima. Dobbiamo eleggere il campione di segna o non segna edizione Coppa Italia. Ciao ragazzi e ben ritrovati. Vi invitiamo a lasciare tantissimi mi piace su questo video se volete supportare questo genere di contenuti, ma soprattutto se poi volete che torni anche il segna o non segna edizione Serie A, Champions League e via dicendo. Ma prima di continuare, passate sul link in descrizione ragazzi e scaricate la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Ovviamente stiamo parlando di OneFootball e come sempre vi ricordiamo che è un'applicazione completamente gratuita per iOS e Android e se passate tramite link in descrizione avrete appunto la possibilità di scaricarla. Vi ricordiamo, completamente gratuita. Siamo sicuri che non ve ne pentirete. Detto questo, segna o non segna, video interattivo, i sondaggi ci stanno più. Ragazzi, quindi che cosa dovete fare? Dovete scrivere nei commenti le vostre scelte, ragazzi. E in cosa consiste segna o non segna? Quattro calciatori in questa settimana in particolare, segna o non segna, sì o no. Dovete decidere o comunque cercare di capire se quel determinato calciatore che vi proporremo segnerà o non segnerà. Visto che sono rimaste due partite, abbiamo deciso, come abbiamo fatto all'andata, di steccarcele. Sì. Uno si è occupato di una partita e ha scelto due calciatori, uno per squadra. Io ho fatto la stessa identica cosa. Quindi, io ho deciso di scegliere i marcatori di Napoli-Inter e io tu hai fatto quelli di Juventus-Milan. Voglio vedere i risultati di settimana scorsa. Assolutamente sì, di tre mesi fa. Riportate, andate a riguardare, se avete partecipato all'epoca, riandate a guardare quel video, andate a vedere quello che avete combinato, perché tanto ci stanno i vostri commenti, lo ritrovate perché ve lo metto in evidenza. Fateci sapere, riportandolo qui sotto nei commenti, il vostro risultato dello scorso turno, è l'abitudine. Non sono l'unico che lo dice. Dopodiché però, oltre al risultato, aggiungete ovviamente i segna o non segna di questo nuovo turno, giusto? Oh, c'avevi qua sotto mano, mi avevi detto eccolo. Non lo trovo non più. È quello. Eccolo. E non lo trovavo più, chiedo scusa. Allora, parliamo dei tre mesi fa, sto andando a memoria. Lukaku in Inter, Napoli, segna o non segna? Tu avevi detto no all'epoca, 175 anni fa, e io avevo detto sì. E ci avevo indovinato. Mortacci, no, ci avevo indovinato, quindi 1-0. 1-0, ok. Arkadiusz Milik, sempre Inter, Napoli, segna o non segna? Tu hai detto sì, io ho detto no. Non ha, quindi? 1-1. Ok. Passiamo all'altra partita, Milan-Juventus, Ibrahimovic, segna o non segna? Tu hai detto no, io ho detto sì. Non ha segnato. Quindi? 2-1. Manca l'ultimo, Cristiano Ronaldo, segna o non segna? Al foto finish l'hai beccato. Perché ha detto che segnava? Tu hai detto che segna e io ho detto non segna. Quindi 3-1 per te, 1-0 per lui. Quindi se stai vicino, tanta roba. Sì, ma stai vicino a portarti a casa il trofeo Coppa Italia, ti segna o non segna? Se vinco questa settimana automaticamente la finale non serve a niente. No, la finale la facciamo e in quel caso cerchiamo di riequilibrare la situazione con dei punti. Certo, perché la Coppa Italia sì, dobbiamo fare anche certo, la finalissima. Certo, perché devi sempre avere la possibilità di recuperare il caso. Certo, se stato un vantaggio certo. Io ovviamente la chiudevamo là, non si faceva, sto scherzando, avremmo fatto la finale a prescindere. Sì, no. Dai, Gesù. Dai, comincia. Cominciamo con Juventus-Milan perché è la prima partita che si giocherà, ragazzi. Le hai messe le scelte? Le ho messe. Vai. Te li dico, Ronaldo per la Juventus e Rebic per il Milan. Visto che me lo aspettavo. Sì, me aspettavo esattamente Ibra quello. Non c'è, ragazzi. No, hanno segnato all'andata, quindi hanno se Ibrahimovic non c'è. Allora, Cristiano Ronaldo, io guarda, vado proprio senza ombra di dubbio. Cristiano Ronaldo la palla dentro la butta. Ah, pensavo dicessi no. No, Ronaldo secondo me segna senza ombra di dubbio e fu così che non segnò manco a pagarlo oro perché quindi, io ho messo sì, tu all'andata hai messo no, hai messo sì, ha segnato al 97esimo. Sì, vai, tu segna pure secondo te. Segna pure immaginavo, perché mette no a Ronaldo nonostante siano passati tre mesi. No, è veramente è Ronaldo e fu così che non segnò veramente per i prossimi 27 giornate. Votate in questo momento non nel sondaggio in alto a destra ma qui sotto. Scrivete nei commenti ragazzi, quindi Cristiano Ronaldo, fate un bel commento, il vostro profilo è Cristiano Ronaldo. Avete deciso di sì? Scrivete sì. Ronaldo, avete deciso no? Sì. Mettete no. Lasciate il commento in sospeso. Andate a capo perché adesso ci dovete dire anche secondo voi se Ante Rebic segnerà o non segnerà.
Allora, la scelta, vai. Cercherò di analizzare la partita. Io sinceramente Juve-Milan la vedo una partita in cui anche la Juventus segnerà, e ve l'ho detto, secondo me con Cristiano Ronaldo. Vedo però un Milan che ci deve provare assolutamente, perché non c'ha nulla da perdere, quindi molto probabilmente proverà a buttare almeno una palla in rete. Gli serve almeno un gol in trasferta, ovviamente, perché l'andata è finita 1-1. 1-1. E visto che là davanti c'è Rebic e tu hai scelto Rebic, secondo me potrebbe essere proprio lui il terminale che potrebbe buttare la palla in rete. Quindi tu dici Rebic segna? Te lo metto di sicuro? Ante Rebic metto sì? Certo. Ok. Io invece non so se il Milan possa segnare, proprio in generale. Ah. E dovesse riuscire a fare un gol, non so se sarà Rebic il marcatore. Me la sento un pochino così. Secondo me Rebic non segna. Riportate qui sotto nei commenti, dopo aver scritto Ronaldo segna o non segna, o sì no, oppure potete fare l'emoticon quella verde o la X, come vi pare, riportate Rebic e fateci sapere se secondo voi segnerà in Juventus-Milan. Quindi molto molto rapidamente andiamo all'altra semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ti dico le mie scelte, può anche posare il fumo, sì, ormai non è più un segreto. E ti dico le scelte che ho fatto io, te le puoi anche immaginare, quindi vado allora, a cliccare... Portami... sulle probabili formazioni, poi regà, infortuni o cose varie, ripetiamo il nuovo regolamento. Faccio un esempio, scelgo Insigne. Insigne se va male non parte proprio dall'inizio e non subentra neanche. Insigne si annulla, no, si annulla. Prescindere se abbiamo detto sì o no. Se Insigne si è fatto male ma subentra almeno un minuto in partita, lui ha detto sì, io ho detto no, la possibilità di segnare ce l'ha e vale. Certo. Ok? Sono giocatori che entrano e segnano dopo 15 secondi. Assolutamente sì. Quindi, votare. No, non ho ancora detto. Devi votare. Ma allora, se hai fatto è più semplice. O meno le è semplice, quindi Mertens e Lukaku, dai. Mertens e Romelu Lukaku. Voglio sapere da te che cosa, perché io già ho fatto le scelte, quindi me le devi dire te, le vado ad aggiornare e poi ti dico che cosa ho scelto io. Mertens segna o non segna? Mertens, sì. Mertens lo vedo proprio, sì. Lo vedo pronto, lo vedo caldo, caldissimo. Poi la situazione, la cosa, Napoli, poteva andare all'Inter. Era praticamente un giocatore dell'Inter, poi salta e rinnova col Napoli. Ragazzi, mi sembra un gol scritto proprio. E io la penso assolutamente subito. Come te, secondo me. Lo vedo proprio facile. Secondo me Dries Mertens non la butta dentro, assolutamente. Quindi riportate la vostra scelta qui sotto nei commenti. Scrivete Mertens, non mi scrive, ma non te voglio far vedere quello che ho messo a quell'altro, perché se non mi copi. Segna o non segna? Scrivetelo, mi raccomando, oltre agli altri due, ma preparatevi a scrivere anche Romelu Lukaku, se secondo voi fateci sapere segnerà o non segnerà. Romelone Lukacone. Io non so perché vedo più propenso Lautaro Martinez nel segnare in questa partita, però come faccio a dirti di no a Lukaku? Già ti ho detto di no alla scorsa giornata, non vorrei che a sto giro... mi si ritorce contro. Quindi? Insisto sul no. Continuo e persevero. Pensavo Lukaku che diceva no. Sì, segna Lukaku. No, segna. Persevero del no. Secondo me segna. Quindi andando a guardare, mo che ci penso, t'ho messo 4 sì io. Cioè, te segnano tutti e 4. Segnano tutti e 4, ragazzi. Per me invece per te 2 sì e 2 no. 3 su 4. Io ho detto di no Lukaku. Chiedo scusa. Messo sì. Vabbè. Chiedo scusa. Quindi sono 2 e 2 per me. Okay. Ok, sei stato un po' più equilibrato. È più probabile che ci becchi te guardando la attentamente. No, sì, è tutta. Mai dire mai, never raga, say never. È tutta abbastanza. Per quanto può essere un girante, qualche percezione ce la puoi avere. È bravo, però. Allora, votate in questo momento, anzi riportate qui sotto nei commenti le vostre quattro scelte, le nostre quattro scelte, ma le vostre quattro scelte se segneranno o non segneranno. Esattamente. Tantissimi piace su questo video, se volete presto il ritorno anche del segna o non segna edizione Serie A, ma se volete anche... Sta sacro. Se volete anche l'edizione Coppa Italia per la finale. Detto questo, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Attivate la campanella per non perdervi tutti i nostri nuovi contenuti. Scaricate OneFootball in descrizione. Tutti i link ai nostri profili social, la piattaforma viola, piattaforma verde, piattaforma blu, Instagram, Telegram, Ziogram, Nonnogram. E possibilità di abbonarsi al canale. Trovate tutte le info in descrizione nel primo commento bloccato in alto. Sei emozionato per questo ritorno della Coppa Italia? Sì. Te fa strano sapere che ci sarà il calcio
praticamente per tutta l'estate, quando di solito il calcio si ferma, si sarebbe fermato perché ci sarebbero stati gli europei. Ma capite bene che la Serie A è un'altra cosa. Uno dice, ma no, che sta succedendo? Io sono spaesatissimo. Ah, te posso dire, avrei preferito 100.000 volte gli europei. Perché io le competizioni internazionali delle nazionali se devono anche da maggio giù. No, ma le vedo proprio con altro trasporto, le sento proprio molto di più rispetto a una competizione nazionale. Ma il calcio estivo è un'altra cosa. Il calcio estivo è fatto proprio per gli europei. Lo so, sarebbe stato veramente bello. Dobbiamo aspettare ancora un anno, bello, ragazzi bello, miei. Bello. Sperando che vada tutto per il meglio, godiamoci lo spettacolo della Coppa Italia e presto il ritorno della Serie A. Alla prossima con un nuovo video, ragazzi. Ciao.